Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi tre libri perfetti se avete poco tempo per leggere. Questo inverno avevo dato il via a questa rubrica su Instagram e sul blog e vi era piaciuta tanto come idea, quindi ho deciso di riproporla anche qua sul canale. I tre titoli che voglio consigliarvi oggi sono di tre generi completamente diversi fra di loro, mi sembrava un'ottima idea per iniziare in modo da cercare di incontrare un po' i gusti di tutti. E sono tre libri secondo me perfetti per chi ha poco tempo, perché sono abbastanza brevi, soprattutto il modo in cui sono scritti rende la lettura molto piacevole ma anche veloce. Sono tre letture secondo me tra l'altro molto molto valide al di là della lunghezza e della velocità diciamo di lettore, quindi ci tengo a consigliarveli. Il primo di questi è Trappola per topi di Agatha Christie. L'edizione che ho io è abbastanza vecchia della Mondadori, ovviamente poi qua sotto in descrizione trovate il link a un'edizione più aggiornata e disponibile. La storia è ambientata in una pensione in cui i coniugi che hanno appena aperto questa attività stanno aspettando i primi clienti. Cinque persone che rimarranno diciamo intrappolate in questa pensione a causa del maltempo. Nel frattempo a Londra è stato commesso un omicidio e il responsabile è in fuga. E tutti gli indizi portano proprio a questa pensione, dove si dirigerà poi il sergente Trotter, perché fra le persone rimaste diciamo intrappolate si nasconde un omicida. Trappola per topi è infatti una commedia tratta da tre topolini ciechi ed è nata in seguito ad una richiesta fatta ad Agatha Christie da parte della regina. Quindi è perfetto secondo me per chi ha poco tempo, perché si presenta al lettore comunque più ne teatrale, quindi è composto principalmente da dialoghi. Quindi la lettura è veramente molto molto veloce, però allo stesso tempo ci troviamo di fronte ad un'opera della Christie, ad un suo tipico giallo diciamo. Tipico perché alla fine i sospettati sono tutti rinchiusi sotto lo stesso tetto e quindi ci sarà una sorta di indagine interna per cui dovremo capire, scoprire chi è stato a commettere appunto l'omicidio. Ogni personaggio di questo romanzo sembra nascondere qualche cosa, quindi è veramente intrigante scoprire poco alla volta tutti i segreti di queste persone e poi arrivare alla fine alla soluzione del caso. Nonostante io sia abbastanza abituata ai colpi di scena, ai plot twist di Agatha Christie, sono rimasta molto sorpresa anche da quest'opera, quindi è un romanzo che vi consiglio assolutamente di leggere. Poi adesso che si avvicina un po' il bel tempo, si spera, anche se oggi di fuori diluvia, potrebbe essere un'ottima lettura da ombrellone o comunque da portarsi in vacanza. Un altro libro che voglio consigliarvi è Gridare amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama, edito da Salani a un prezzo di 9,90 €. Io l'avevo recuperato all'usato ed è una lettura che mi ha sorpresa tantissimo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una lettura abbastanza breve, lo stile è molto molto scorrevole e il contenuto secondo me è profondissimo, quindi al di là della lunghezza è un titolo che vi consiglio di recuperare, soprattutto se vi piacciono le letture ambientate in Giappone, se state cercando una lettura che parli di lutto, di morte e in generale che vi porti a riflettere sulle cose veramente importanti della vita. Il protagonista di questa storia è un ragazzo di 16 anni che ha appena perso il suo amore, infatti la sua ragazza è morta per leucemia. Inizia proprio così il romanzo e da questo momento ripercorriamo la loro storia, come si sono conosciuti e i momenti che hanno passato assieme. Se siete soliti leggere fumetti giapponesi, questo è un titolo che vi piacerà da matti, perché per certi versi ricorda un po' i manga, soprattutto gli shoujo. Ci sono dei momenti un po' più buffi che riguardano soprattutto magari alcune abitudini del liceo, della scuola giapponese. Ci sono dei momenti in cui si tratta delle tradizioni giapponesi e altri molto molto intimi in cui il protagonista riflette appunto sulla morte, sulla perdita, sull'amore. In particolare ho apprezzato tantissimo gli scambi di battute con il nonno, perché assieme si ritrovano comunque a pensare alle persone che hanno amato e alla possibilità o meno di una vita dopo la morte, di qualche cosa dopo la morte. Io devo ammettere che ho letto questo titolo in un momento molto particolare della mia vita, quindi forse sono stata influenzata anche da questo. Avevo veramente bisogno di una lettura di questo genere che non mi facesse sentire sola e che mi facesse riflettere appunto su queste tematiche. Possono sembrare cupe, lo so che le persone giovani non vogliono pensare alla morte, ma non è una lettura deprimente. È per certi versi struggente, anche se sappiamo già come va a finire la storia, ovvero che lei muore.
si arriva comunque alla fine abbastanza con con il magone, perché ci si affeziona a questi personaggi. È una storia molto molto tenera, perché comunque sono dei ragazzi molto giovani e nonostante questo hanno ben chiaro che cosa vogliono dalla vita e quali sono i principi, diciamo, le cose più importanti per loro. Secondo me è molto importante riflettere su queste tematiche perché ci rende molto più consapevoli. Non è una lettura che ti deprime, magari ti rende un po' triste lì per lì, però secondo me lascia comunque qualcosa di estremamente positivo. Quindi assolutamente consigliato. L'ultimo libro che voglio consigliarvi oggi è Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, edito da Feltrinelli. Purtroppo non ho una copia fisica perché ho ascoltato l'audiolibro su Storytel e ho anche letto il fumetto che è stato tratto da questo romanzo. Magari se siete curiosi vi lascio il link alla recensione che ho fatto anche del fumetto qua sotto in descrizione. Anche in questo caso lettura breve ma intensa. Si legge veramente in pochissime ore, penso di averlo divorato tipo in 2 ore e mezza. Ero veramente avida di continuare a leggere, di sapere di più della storia perché mi ha catturata veramente fin dall'inizio. Anche in questo caso l'ho letto magari in un momento giusto della mia vita perché ero appena tornata da Lisbona e questa storia è appunto ambientata in Portogallo, a Lisbona. Il protagonista è un giornalista che si occupa della rubrica culturale di un quotidiano e un giorno si imbatte in un articolo su un giornale che parla di morte. Rimane colpito da questa tesi di un giovane laureato e decide quindi di mettersi in contatto con lui. Vuole assolutamente affidargli una piccola rubrica nella parte culturale dedicata alle ricorrenze. E quindi fra i due inizia una sorta di scambio, di rapporto, un incontro che comunque segnerà in maniera molto significativa questo giornalista, il signor Pereira per appunto. Ci troviamo in Portogallo, se non sbaglio, nel 1939. Un periodo molto particolare, si parla infatti della lotta contro il fascismo e nonostante il nostro protagonista sia abbastanza neutrale, nel senso che tende a non esporsi mai, in maniera diretta. Tende a non prendere mai una vera e propria posizione, non soltanto per quanto riguarda la politica, ma in generale nella sua vita è una persona abbastanza tranquilla. Però si ritroverà coinvolto inevitabilmente, perché innanzitutto è un giornalista e poi l'incontro con questo giovane ragazzo lo porterà a conoscere anche la ragazza appunto di questo giovane, che è invece molto attiva dal punto di vista politico. Arriverà un momento in cui non potrà più semplicemente far finta di non vedere quello che accade attorno a lui, ma dovrà, diciamo, prendere effettivamente una posizione, prendere delle decisioni nella sua vita. È una lettura che mi è piaciuta moltissimo, innanzitutto per il protagonista. Da subito ho provato una forte simpatia. Il signor Pereira è un uomo abbastanza robusto in carne, rimasto vedovo ed è appunto una persona molto pacifica e tranquilla. Parla spesso con il ritratto della moglie defunta. Non so, mi ha fatto da subito molta tenerezza. Poi prende molto a cuore questo giovane ragazzo che appunto incontrerà e nonostante appunto sia sempre rimasto abbastanza neutrale, senza esporsi in maniera decisa, le sue azioni invece dimostreranno il contrario. Oltre alla lotta antifascista si parla anche della libertà di espressione. Facendo parte di un giornale, molti articoli che gli vengono consegnati dal giovane ragazzo non potrà mai pubblicarli perché la censura non lo permetterà. L'ho trovato molto interessante perché noi al giorno d'oggi diamo molto per scontato la libertà che abbiamo di esprimerci, di dire la nostra, di parlare e invece in questa storia si parla di un tempo in cui tutto questo non era possibile, anzi, le persone che prendevano una posizione anche abbastanza pacifica ne subivano delle conseguenze. È una lettura che quindi mi ha colpito estremamente per i messaggi che porta, per i personaggi comunque che in particolare il signor Pereira mi hanno veramente scaldato il cuore e nulla. È una lettura molto molto interessante anche se state programmando di andare in vacanza in Portogallo, in particolare a Lisbona. E in questo caso vi consiglio soprattutto il fumetto perché rappresenta degli strumenti
scorci della città meravigliosi. Io mi sono ritrovata a leggere il fumetto subito dopo aver visitato la città e mi sono ritrovata di fronte proprio alle vie in cui ero stata, quindi è stato molto magico per questo. E nulla, questi erano i tre libri che volevo consigliarvi oggi, se magari siete alla ricerca di una lettura breve che vi impegni poco tempo, ma allo stesso tempo che vi lasci effettivamente qualcosa. Spero che questa idea vi sia piaciuta, fatemi sapere se vorreste altri video di questo genere, tematici o appunto misti come in questo caso. E nulla, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!